Oggi abbiamo presentato questo progetto che si chiama Rotaie Verdi, frutto di 3 anni di studi, in cui WWF come associazione che si occupa di ecologia e anche di ecologia urbana, il Comune di Milano che ha messo a disposizione i suoi uffici, RFI e Fondazione Cariplo che ha contribuito con un importante finanziamento insieme all'aiuto della cooperativa Eliante, abbiamo mappato la biodiversità di 8 chilometri di rete ferroviaria, dimostrando come questa fascia di rispetto di 30 metri che si estende attorno ai lati dei binari ospita una biodiversità straordinaria e può diventare un fattore di ricostruzione della rete ecologica della città di Milano, collegando le grandi aree verdi del Parco Sud, del Parco delle Cascine alla città di Milano, portando all'interno di Milano biodiversità, fauna, flora, possibilità di fruizione locale, partecipazione da parte dei cittadini, orti urbani, apicoltura urbana, ricreare all'interno della città di Milano quella straordinaria natura che abbiamo già immediatamente alle porte della città. Fanno un tutt'uno e hanno funzioni importantissime di mitigazione delle temperature, perché riducono le temperature estive, quindi aiutano la lotta ai cambiamenti climatici, ricostruzione di una biodiversità che ha valore ricreativo, funzione di drenaggio delle acque, per cui aiutano il fabbisogno di drenaggio idrogeologico in caso di precipitazioni, e poi assorbimento dei microinquinanti dell'atmosfera e del particolato. Insomma, sono servizi ecosistemici. WWF quest'anno compie 50 anni e per noi sarebbe bello festeggiarle con una grande nuova oasi urbana.